10 minuti prima di scendere in pista sono lì con la testa china, la visiera bassetta sugli occhi. Ripasso la pista mentalmente, già la conosco, l'ho già percorsa 100 volte, l'ho sognata 1000. Poi arriva quel momento in cui il suono dei motori che si accendono mi ricorda che occorre smettere di pensare e bisogna agire. Tutte le mie ansie e le mie paure si riversano in quegli istanti e tutto diventa buio. Ma poi alzo gli occhi e vedo la luce. Un urlo forte e sono pronto. Adesso è l'ora di correre. Adesso è l'ora di vincere. Si butta qui, è matto Nico. Pericolosissimo. Si prova là dentro all'ultima curva. Prost che cerca di rispondere. Ma non è ancora all'interno Prost, i due sono appaiati. Vediamo se riusciti da me. Ma incredibile. Insieme. Nico Fiorini dietro che va a prendersi il mondiale. Non riesco a parlare veramente. Ancora il kill trova un banco. Oh ma. Dove si è tirato il kill all'ultima curva? E ancora tutto l'esterno di mezzo. Incredibile. Nove sono le muse, personificazione e somma delle conoscenze umane, e nona è la sinfonia di Beethoven che contiene l'inno alla gioia, che comincia a risuonare forte tra gli appassionati di sim racing perché è pronta ad iniziare la stagione di Formula 1 numero 9 marchiata Formula Italian Team. 80 i piloti ammessi alla pre-season, tutti pronti a dimostrare il loro valore su 21 circuiti virtualmente sparsi per il globo, che saranno odiate di grandi sfide da vivere live e in HD con i consueti 4 appuntamenti settimanali e con tutti i dati del Fit Tracker sempre aggiornati. E allora sui motori, perché a settembre parte un'altra grande stagione di Formula 1 in compagnia di Formula Italian Team.